apriranno la caccia, prima o poi. Così è libero. No, c'è seduto l'uomo invisibile, c'è seduto. E non può chiedere di andare un po' più in là? No, non possiamo, perché stiamo aspettando anche la donna cannone e l'uomo ragno. C'è un supereroe raduno qui oggi. Ma non lo sapevo, scusa. Cerco un'altra banchina. Ma senta un po', ma è libero, non lo vede? Come faccio a vederlo? È invisibile. Senti, Ettore, ti alzi per favore e fai sedere il signore, sennò chi andiamo a capire, Ma che roba, ma che roba! Ma che roba veramente, guardi. È incredibilissimo, ma non si vede niente, non fa neanche ombra. Come il suo cervello, ha visto che roba, Buongiorno. Lo era. È contento di vedermi? Guardi, ho gli occhi che si rubano le diottrie tra di loro, veramente, no? Voglio vederlo meglio io, no, io. Pensi che oggi non dovevo neanche venire? Ma pensa, dai, porca di quella schifosa! Sì, ma vanno storte poi ste giornate, eh? Eh sì, perché sono andato a fare la spesa. Doveva restarci, doveva. Ho comprato lo yogurt. Fa piacere. Io mangio lo yogurt. Mm-hmm. Eh sì, se no non lo compravo. Perché comprarlo per buttarlo via era stupido. Io faccio a casa una lista delle cose che mangio. Così poi quando sono al super... so che cosa comprare. È all'avanguardia lei, proprio, eh? Eh sì, è un metodo che uso da poco, sarà un mesetto. Aspetta. Prima facevo passare tutti gli articoli del supermercato. Stavo dentro due giorni e mezzo a fare la spesa, sa? Invece adesso col metodo della lista è molto più funzionale. Ecco, sa, una penna me lo segno anch'io, magari adotto anch'io questo sistema. Sì, la lista. La lista. Ho comprato lo yogurt, io mangio lo yogurt fa bene. E se io sto bene con me, sto bene con gli altri. Ecco, bravo, stia con gli altri allora, Pensi che mangio 10 yogurt al giorno? Ah, però, se non ce la mando io ci pensa da solo lei proprio, Però... Però, prima di mangiarlo lo yogurt, lo tiro 3-4 volte contro il muro. Perché mi dà un fastidio i fermenti lattici vivi, Almeno tramortirli. Rimbambirli un po'. Così li rimbambisce, li porta a suo livello e c'è comunicazione tra lei e loro, C'è tutto un ragionamento di... Ma immagino che non ci sia nulla di casuale lì, nell'inferno del neurone, Eh sì, perché una volta ho comprato un vasetto di yogurt e c'era scritto che conteneva miliardi di fermenti lattici. Miliardi. Tenga a mente questo numero. Va bene, me lo ricordo. Miliardi di fermenti. Adesso non ricordo se c'era già l'euro o ancora la lira, però comunque miliardi, insomma. Quello... Mi segue nel ragionamento? Guardi, la seguirei più volentieri con un fucile, ma va bene anche così, Allora io mi sono detto ragiona. Ma se questi sono miliardi e io li mando giù e loro si riproducono, io scoppio. È un cervello così va usato, Cioè non può star fermo, deve sempre macinare concetti, opinioni, minchia, cioè deve andare avanti, cioè proprio ipotesi. Allora cosa faccio? Prendo il vasetto, lo tiro contro il muro, poi lo apro, metto in bocca, do un colpo di grazia ai sopravvissuti. Così. E lì l'intelligentometro sale ai massimi livelli, cioè proprio... Picchio del ragionamento. Picchio proprio. Poi mando giù lo yogurt masticandolo. Cazzo, è un killer lei, cioè proprio... È il killer del fermento lattico, non ne lascia uno in vita proprio, Bravissimo, proprio quello sono. 20 anni che mangio yogurt, non ho mai preso niente. Lo yogurt no, ma da bambino qualcosa avrà preso, scusi, ma cioè, uno spigolo, un'anta, una mensola, cioè, un senso unico. Cioè, lei vedeva un passaggio a livello chiuso, faceva il limbo, cioè, scusi, è inspiegabile altrimenti.
Compro solo gusti di yogurt chiari. Non so, compro fior di latte, vaniglia, ananas. Una volta compravo anche mirtilli, fragole, frutti di bosco. Ma siccome ho i muri della cucina bianchi, ogni volta che lo lanciavo poi dovevo verniciare. Insomma, era un bel impegno. Invece lanciando questi gusti nuovi mi fa un effetto stucco veneziano. Vedo, non vedo, e più il vantaggio che prima di uscire di casa posso dare una leccata al muro. Così sa un calo di zuccheri apposta tutta la giornata. Diciamo, ha inventato lo yogurt all'intonaco lei. È proprio quello, proprio. Comunque seguo anche lei il mio metodo, se lo sento. Certo. Faccia certo. Fuori tutti i fermenti lattici, perché il fermento lattico è pericolosissimo. È il bifidus. È il peggiore quello lì, ha fatto il Vietnam, ha fatto, eh. Come passa il tempo? Guardi, non sempre, le assicuro. Passa. A volte scorre, a volte mai. Però è assurdo che non vanno tutti uguali. Perché secondo i numerini va più veloce dei primi. E i terzi va più veloce dei secondi. È figlio di ferrovieri lei, eh? Spero di no. Lei cosa ha fatto di bello stamattina? Di bello niente, sono andato a lavare la macchina. La sua? No, una a caso, Io faccio volontariato agli autolavaggi, no? Cioè, siamo un'associazione di volontari, e Onlus, un'associazione, e il nostro motto è lava una panda anche tu se puoi martedì mattina. Ma... che brave persone che siete. Grazie, grazie mille. Grazie, ma venga, cerchiamo sempre volontari noi, eh? Sì, posso venire anche all'autolavaggio? Sì, la mettiamo fuori dai rulli sdraiato di schiena, guardi. Dove escono i camion, la mettiamo. Che brave persone. Grazie, grazie mille. Lavate i panda perché si stanno estinguendo. Sì, è rimasto un 4x4 ad Aosta. Adesso, sabato prossimo, la facciamo accoppiare con una ritmo dell'87 e vediamo cosa salta fuori. Puntiamo all'ibrido noi, puntiamo. Che brave persone. Grazie, grazie mille. Poveri panda, poveri orsetti. Li lavate a uno. E poi una volta lavati? Li asciughiamo le macchine, sì, sì. Asciughiamo le macchine uno a uno perché i volontari ci credono, cioè vogliono fare un lavoro fatto bene e finito, cioè. E usate la pelle di daino? No, usiamo il daino vivo, usiamo noi. Perché siamo ambientalisti e animalisti, mettiamo un daino in piedi a destra, uno a sinistra a distanza di panda, no? La macchina in mezzo fa prima, retro e fine asciutta. Stiamo attenti alle corna per non rigare le fiancate, viene fuori che sembra uscita dalla fabbrica, guardi. Nuova.